Allora, prima abbiamo un po' delineato qual è la procedura per ottenere le curve di possibilità pluviometrica. In questa procedura l'elemento essenziale è la determinazione della distribuzione dei dati per ogni durata, dalla quale poi ricaviamo il dato di altezza di precipitazione che corrisponde ad un certo tempo di ritorno. Questa è la rappresentazione del problema. Dobbiamo determinare quella P. Avendo T e con R l'abbiamo assegnato, poi se abbiamo assegnato la funzione P possiamo invertire la nostra equazione ed ottenere il valore di H. Per fare questo usiamo una curva di distribuzione particolare che si chiama curva di distribuzione di Gumbel. Ha una forma che può sembrare strana perché è l'esponenziale di meno l'esponenziale di meno poi H meno A diviso B, dove A e B sono due parametri, in particolare A è un parametro di posizione e B è un parametro di forma. E il fatto ci sia questa curva di Gumbel e non un'altra curva, perché non una gaussiana, per esempio, che voi già conoscete, no? L'altra volta abbiamo visto anche la curva logonormale, perché non una distribuzione logonormale? In realtà Gumbel era uno statistico che si è applicato allo studio della statistica degli estremi. E lui ha visto che se diciamo le distribuzioni dei dati della sequenza di dati, in particolare della sequenza degli H, delle altezze di precipitazione, dai quali vengono selezionati gli estremi, se la distribuzione dei dati originali è per esempio di tipo gaussiano, oppure una curva come la gaussiana, in particolare che ha le code che decrescono in modo esponenziale, allora necessariamente la distribuzione degli estremi non può che essere del primo tipo, del secondo tipo, del terzo tipo, che poi vengono chiamate curve di Gumbel, di Fréchet e di Bayh-Dole. Ci sono solo tre tipi, per questi campionamenti discendono tre tipi di curve, e una di queste è quella che stiamo usando noi, che si chiama curva di Gumbel, e poi vedremo più avanti anche le curve di Fréchet e di Bayh-Dole. Quindi c'è una ragione squisitamente concettuale, teorica, per cui la curva ha questa forma. Non è semplicemente una curva che viene scelta per un motivo arbitrario. Questa curva ha alcune caratteristiche. Beh, intanto H è definito tra meno infinito e più infinito. Quindi come H è definito tra meno infinito e più infinito, se H è il numero che io mi aspetto che sia positivo? Beh, vorrà dire che la probabilità di ottenere un numero negativo nei nostri casi deve essere molto piccola, trascurabile. Esiste, ma è trascurabile. Questa costituisce comunque una buona approssimazione ai nostri dati. L'altra cosa che possiamo osservare è che esistono due parametri, A e B. Cioè in realtà io non vi do una curva di probabilità, ma mi do una famiglia parametrica di curve di probabilità che dipendono da due parametri. E variando questi due parametri, A e B, potrò adattare la curva ai miei dati. Nella sostanza, quindi, quando io devo assegnare la P, devo fare due operazioni. Una è scegliere il tipo di funzione, questa in qualche modo Gumbel ci ha aiutato, e l'altro è andare a valutare per quali parametri questo tipo di curva meglio si adatta ai nostri dati. Devo quindi adattare i parametri da curva ai dati. Per fare questo useremo vari metodi che poi vado ad illustrare. Come è fatta una curva di distribuzione? La curva di distribuzione è una curva non decrescente, vi ho detto, ma in questo caso crescente, che va tra 0 e 1. Varia tra 0 e 1.
qui ci sono vari esempi delle curve di distribuzione per diversi valori dei parametri, dove qui probabilmente il beta è l'inverso del mio B. Questa è un'immagine tratta da Wikipedia, poi tra un po' quando andremo a disegnare voi sarete assolutamente in grado di disegnarvelo da solo un grafico di questo tipo per vari valori di A e di B. La derivata della curva di distribuzione, cioè della curva che va tra 0 e 1, si chiama la densità della distribuzione, in inglese probability distribution function. In questo caso la derivata della funzione di Boomel ha questa espressione qua. Per il momento non vi do la forma analitica, vi ho dato quella che avete prima, era la probabilità, cioè la curva che va tra 0 e 1. La derivata di quella ha una forma di questo tipo, la calcoliamo fra un po', derivando l'espressione della curva di Boomel. La cosa che possiamo notare qui è che si tratta di una curva unimodale, ha una sola moda, un solo massimo. L'altra cosa è che moda, media e varianza di questa curva, della popolazione che deriva da questa curva, si possono calcolare. Quando noi vediamo disegnare una curva di questo tipo, cos'è che pensiamo? Quello che pensiamo è che il nostro fenomeno avvenga in questo modo qua. C'è Eolo, chiamiamolo così, il dio della pioggia, che sceglie un numero fra 0 e 1 a caso. Poi prende questa curva e ottiene la precipitazione. Se cade meno di 0, in questo caso non c'è precipitazione. Quindi il nostro dio della pioggia, Manitou, dio della pioggia, non so come possiamo dire, che genera dei numeri a caso fra 0 e 1 e poi man mano io ho le varie piogge che cadono in ordinata, no? Quindi un processo casuale è proprio questo, è come se io attraverso questo processo avesse un dado con tanti numeri, invece sono 6 numeri, e ogni volta scegliessi un numero diverso che è la mia precipitazione che mi cade in un punto. Questo ve la faccio passare per buona, ma in realtà è un'interpretazione molto forte della natura dei fenomeni, perché sto interpretando la precipitazione come un fenomeno casuale, anche se noi sappiamo che la precipitazione è tutt'altro che un fenomeno casuale, è un fenomeno descritto da una dinamica che è caotica magari, ma deterministica. Però di nuovo descrivere questo fenomeno con un'idea aleatoria, stocastica, come volete dire, dietro, è conveniente dal punto di vista delle previsioni. Quindi io ho questo fenomeno qua. Di questo fenomeno, vorrei sapere la media, la varianza e varie altre proprietà, in particolare la media. In questo caso, se io seleziono, come mi metto nei panni di Eolo e seleziono i dati da questa popolazione, posso generare un numero infinito di dati. Io sto selezionando i dati dalla popolazione e la popolazione avrà una sua media, una sua varianza. Quello che in realtà io posso misurare è solo un campione, un numero limitato di dati. Quindi media e varianza della popolazione saranno diverse da media e varianza del campione in generale. In questo caso però la media, che qui si chiama valore atteso, proprio per sottolineare che non è la media del campione, ma è generata da un processo aleatorio che deriva da una certa distribuzione, la media, il valore atteso di x in questo caso, ha una sua forma che dipende dai parametri. È uguale a b e a, che riconoscete come i parametri che comparivano nella curva di Boomel, in particolare
A era il parametro di posizione che stava sopra, al numeratore dell'esponente, e B era il valore che stava sotto. Gamma invece è il numero irrazionale che si chiama numero di Eulero-Mascheroni 0.5772. Io di solito ricordo questi primi numeri. Posso andare anche a vedere cosa sono le altre grandezze. Abbiamo detto che questa è una curva unimodale, ma qual è il valore della moda? Beh, faccio uno studio di funzione e vado a vedere dove si trova il massimo. Qui sono fortunato perché il massimo è uguale al parametro A. La mediana, cioè il 50% dei valori sta sotto e il 50% dei valori sta sopra, la posso anche questa calcolare, perché la mediana qui mi deriva dall'inversione della curva. E questa è A meno B logaritmo del logaritmo di 2. La varianza in questo caso è B quadro P greco al quadrato sesti. E se vi chiedete come mai compaia un P greco, il P greco è perché la media e la varianza in questo caso sono calcolate dalla distribuzione di probabilità. Poi vedremo le formule di questi momenti. Dobbiamo fare degli integrali e questi integrali si fanno in modo strano. In questo modo strano di fare gli integrali, si estendono gli integrali in campo complesso, generalmente si fanno su una circonferenza attorno a certi punti, ed è per questo che compare il pi greco. Però, come si dice certe volte in TV, non tentate a casa di farlo voi questo integrale, perché non è così semplice. Queste cose si trovano sulle tavole degli integrali, oppure adesso nella vita contemporanea ci sono degli strumenti software che contengono le informazioni che una volta stavano nelle tavole degli integrali. Ci sono dei trucchi per fare questi integrali. Queste informazioni sono contenute in programmi come Mathematica, come Maple. C'è una forma standard delle tavole degli integrali, peraltro trovate la forma standard della curva di Gumbel, cioè non quella che vi ho scritto io, ma la curva di Gumbel è data nella variabile, per così dire, normalizzata, e alla meno e meno i alla meno y, e rispetto alla forma standard il valore atteso è gamma, il numero di Eulero-Mascheroni, e la varianza è pi greco al quadrato sesti. Allora, noi abbiamo i nostri dati su tutte le durate e ciascuno per ogni durata ha una curva di Gumbel. Questo lo avevamo già visto precedentemente. Una volta che ho la curva di Gumbel, vi ripeto, e se abbiamo stabilito il numero e il tempo di ritorno, inverto la curva di Gumbel e ottengo le altezze di precipitazione H1, H2, H3, H6, H12 e H24. Questi H1, H1 naturalmente è associato alla durata 1, H3 alla durata 3 e così via per gli altri, e questo mi consente di avere quelle coppie che poi mi consentono in fila di interpolazione per ottenere le curve di possibilità pluviometrica. Una volta che ho ripetuto l'adattamento dei parametri, cioè la costruzione di ciascuna di quelle singole curve rispetto ai dati che ho. Ciò che abbiamo stabilito quindi qui è che per ogni durata utilizzo la curva di Gumbel che ha due parametri e dovrò adattare i parametri per ottenere questo elemento, ed è quello per fare come per capire come avviene l'adattamento dei parametri, ci sono altre ben tre serie di slides.